Massimo Barchese, al termine di questa partita tra Parma e Torino, risolta per 3-1 dai padroni di casa, dicevi poco fa nel tuo commento per tutto il calcio minuto per minuto, la partita delle grandi esclusioni. Ha iniziato il Parma con Cassano, Donadoni per la precisione che ha tenuto fuori il numero 99, recentemente confermato nel Parma come conferenza stampa ufficiale, e poi quest'altra doppia esclusione da parte di Ventura all'inizio della ripresa. Sì, forse ancora più sorprendente la doppia esclusione di Ventura al termine del primo tempo. Cercheremo poi di capire cosa è successo realmente, perché francamente ha destato grande sorpresa non rivedere in campo all'inizio della ripresa Cerci e Immobile, che sono la forza di questo Torino al di là dei gol che hanno realizzato in campionato. Però indubbiamente il Torino, infatti, nel secondo tempo è stata un'altra squadra, sicuramente più prevedibile, con poche occasioni da rete se non nel finale a risultato acquisito. Per quanto riguarda l'esplosione di Cassano, sì, sorprendente anche quella, però magari ha mangiato qualche panettone di troppo durante il periodo natalizio, forse si è fatto trovare non proprio al top dal punto di vista della condizione e fisica. Cassano, che ha definito il suo futuro allontanando le voci che lo rivolevano a Genova, sponda a Sampdoria, ha preferito restare qui a Parma, e dunque nel corso del campionato lo rivedremo ancora con questa maglia. Torino talismano per Amauri, 3 gol l'anno scorso e primo gol stagionale quest'anno, ci voleva proprio la squadra di Ventura, insomma, per farlo sbloccare. Sì, si è sbloccato, ci aveva provato anche diverse volte nel corso del primo tempo ed è stato anche sfortunato, perché ha colpito una traversa, ha disputato una buona gara, alla fine ce l'ha fatta, un gol alla Mauri di forza, ha fatto a sportellate con Glick, spalle alla porta, è riuscito a girarsi in diagonale a battere Padelli. Diciamo, è stata anche una buona vetrina per Amauri in chiave di mercato, perché potenzialmente potrebbe anche finire in un'altra squadra. Donadoni gli ha dato questa chance che l'idolo brasiliano sicuramente ha colto al volo. E un'ultima cosa, se non ricordo male, è la prima volta che segui il Parma in questa stagione, oppure comunque devi seguito abbastanza poco? No, con il Sassuolo. Ah, con il Sassuolo, bravo. Sì, vabbè, sì, insomma, sì. Andiamo indietro di qualche settimana, via. Da allora in poi, insomma, che trasformazione ha avuto questa squadra? Se non ricordo male, finì 3-1 pure quella. Sì, probabilmente sì, anche quella volta lì c'era stata poi qualche risurrezione, diciamo. Così. Sì, buono. E da allora ad oggi che Parma hai ritrovato? Ma più o meno non mi sembra cambiato granché, una squadra solida che in casa crea parecchie difficoltà alle avversarie, d'altronde qui hanno vinto soltanto Roma e Juve se non ricordo male. È una classifica, a metà classifica si trova, credo che sia la posizione giusta per questa squadra che riesce a mostrare anche un buon calcio, d'altronde non è una novità conoscendo Roberto Donadoni, che sta avendo il massimo dai suoi giocatori. Ridimensionato invece il Toro nella giornata in cui invece il Verona è andato a espugnare il campo di Udine, anche se ultimamente il Priuli, insomma. Sì, ma il Verona, parliamo del Verona come grande rivelazione di questo campionato, non è più una sorpresa, è una bella realtà. L'Udinese non è la stessa degli altri anni, spesso va KO in casa, come è avvenuto appunto contro il Verona, a testimonianza che questo campionato, Juve a parte, lascia spazio anche per le altre. L'ultima cosa, il campionato deciso ieri sera, oppure tutto un girone di ritorno abbondante può ancora essere? Per come la vedevo io, il campionato era già deciso ancora prima della partita di ieri sera. Sì, ancora prima di cominciare, sembra. E ieri sera... Ieri sera c'è stata la conferma che la Juve in Italia è nettamente superiore a tutte le altre, Roma compresa chiaramente, anche se dobbiamo dire che la Roma è stata una buona rivale, anche se poi alla fine, alla lunga, non c'è stata storia. Grazie a Massimo Barchese. Grazie a voi.